La notte del 14 luglio 1614 saliva al cielo San Camillo dell'Ellis. Con animo fermo si era battuto fino all'ultimo respiro a fianco dei più sofferenti, poveri tra i poveri, deboli tra i deboli. Alcuni uomini coraggiosi hanno raccolto la sua sfida. Questa pianticella si spargerà in tutto il mondo. Anche San Camillo è stato missionario di carità. Gli ospedali sono la mia India e il mio Giappone, diceva. Il carisma di San Camillo è un carisma che si rivolge a tutto il mondo della salute. Oggi l'ordine da lui fondato opera in circa 40 paesi nel mondo, in Europa, in Asia, Africa e Oceania. L'eredità del carisma camilliano si è trasformata in un abbraccio globale che sostiene chi soffre, sempre presente laddove c'è il povero e il malato, per portare aiuto e speranza. Nessuna cosa vi unirà più a Dio della carità. Bueno para los enfermos. L'umanizzazione delle cure. Morbillo e malaria. Che ogni giorno io sono con i diversamente abili. Interveniamo su 6.000 bambini. Abbiamo un centro per orfani. To hospitals. Della malattia, della migrazione. Un'infrastruttura sanitaria a Ouagadougou. Gli antiretrovirali. San Camillo di Ouagadougou. L'ospedale di Tabaka in Kenya. E allo centro medicale aussi, San Camillo a Nanuru. Orphanage. Con 700 studenti. Dei conflitti sociali, dei drogati, dei carcerati. Oggi siamo 86 irmãos e padres. Sfide abbiamo avuto parecchie. Se rivivere realmente l'esprit de Saint Camille aujourd'hui. E servire Cristo nel malato. Attraverso la cura degli ammalati arrivare a far conoscere alla gente che Dio è amore e specialmente San Camillo che ha fondato questa congregazione. L'umanizzazione della salute. C'è tantissimo lavoro da fare. Vorrei avere 100 braccia per arrivare a fare molto di più. Io avevo nelle mani Gesù, nostro Signore. Lo lasciavo dopo aver celebrato la messa sull'altare e lo ritrovavo sull'altare, altro altare, che era il mio letto da visita, il mio tavolo operatorio. La regola di San Camillo inspira tutta l'umanità a avere nell'altro un irmão. La sfida per i prossimi anni è di rendere delle persone autonome, autosufficienti, con il nostro contributo. Con quell'affetto che suole avere un'amorevole madre verso il suo unico figlio infermo. Camillo era un uomo folle perché pensò a cose folli in quel momento storico, il curarsi dei malati, il pensare prima al corpo e poi all'anima. Questo San Camillo lo dejó muy claro, che tuviese una vertiente corporal y otra vertiente de aspecto espiritual, entendiendo así a toda la persona globalmente atendida, en cuerpo y espíritu. Cerchiamo sempre di accostarci al malato anche con quel simbolo che c'è del nostro quarto centenario, con un cuore grande. Come infermiere. Una casa famiglia per malati di AIDS in fase terminale. 600 ammalati. Siamo in terra di missione. Con la Chameleon Task Force. E 6.000 pazienti. To care, treat the children. Questo lavoro pastorale verso la gente del posto. 3 Center for Handicap. Stare al lato dell'infermo, accompagnarle. Nuovi operai del Vangelo. Nuove sfide, nuove speranze nel segno di una grande eredità.
il viaggio di carità dei Camilliani nelle terre di missione continua. Più cuore in quelle mani.